Anche quest'anno sono uscite le classifiche delle bandiere blu. Chiaramente, come tutti gli anni, io vi ribadisco, ricordatevi che le bandiere blu sono una grandissima bufala. Perché? Perché una volta in più vi ricordo che le bandiere blu non sono date sulla base di scrupolose analisi che vengono fatte in loco da nord a sud in tutti i nostri mari per renderci conto di quelli che siano veramente i mari più brutti o quelli che sono i mari più sporchi, attraverso delle analisi reali fatte con l'acqua che venga raccolta nelle varie stazioni marittime e balneari. No, vi ricordo per il quinto o sesto anno di fila che le bandiere blu sono una grandissima bufala. Perché? Perché basta che i vari comuni balneari italiani facciano un'auto dichiarazione per la quale loro attribuiscano la propria acqua come pulite. Per cui è un'autodichiarazione, per cui tutti i paesi, balneari o meno italiani, chiaramente, secondo il vostro punto di vista, dichiareranno che hanno le acque sporche, dichiareranno che i loro impianti per la depurazione non funzionano, secondo il vostro punto di vista che cosa dichiarano? Tant'è che anche quest'anno, per l'ennesima volta, le bandiere blu sono state date a porci e cani, e in Sardegna, che ha il mare più bello del mondo, le bandiere blu sono soltanto 5. Per cui vi ricordo, se volete andare al mare in posti dove voi possiate avere la tranquillità di avere i mari veramente puliti, non date assolutamente retta a quelle che sono le classifiche delle bandiere blu, ma andate sul sito di Legambiente, che da maggio ad agosto fa partire 3 caravelle, una nell'Adriatico, una nel Tirreno e una nelle isole, e raccoglie direttamente i campioni di acqua a 10-15 metri dalla riva. Questo perché? Perché è ovvio che se raccolgo dei campioni di acqua a 100 metri l'acqua sarà pulita, ma quello che interessa al bagnante è che l'acqua sia pulita a 10-15 metri dalla riva, dove effettivamente, quando c'è molta gente, ristagna la calca della gente ed è lì che l'acqua deve essere pulita. Per cui le classifiche di Legambiente sono reali, perché girano tutta l'Italia raccogliendo campioni, e quelle sono oggettivamente affidate a delle analisi. Tant'è che in Sardegna Legambiente ha dato un sacco di bandiere blu. Perché? Perché i comuni della Sardegna sono talmente sicuri delle loro acque che i comuni non autocertificano niente alle bandiere blu. Ecco perché la Sardegna non ha bandiere blu, perché se ne fottono i comuni di certificare ad un organismo che racconta delle palle gigantesche, in quanto bufale, in quanto basate sull'autocertificazione. Per cui guardate Legambiente, e su Legambiente poi sceglierete il posto dove poter andare al mare. Alla prossima!